Beh, questa idea nasce in maniera naturale perché vedi, tutti parlano non la guerra, non la guerra, non la guerra, però poi quando la guerra succede c'è bisogno di qualcuno che si muova. Nasce così, in maniera spontanea, naturale. Di notte ti svegli, dici devo fare qualcosa e cominci a viaggiare. E mentre viaggi cerchi di capire cosa. Perché dall'altra parte sai che ci sono i profughi. Questo nasce così. Cosa ho fatto? Io penso di aver soltanto guidato, senza mai fermarmi. Sono andato lì, sono tornato, sono andato lì, sono ritornato e sono andato lì. Adesso penso di voler tornare ancora lì. Semplicemente per viaggiare e non viaggiare da solo, perché quando vado carico le cose che possono servire, medicinali soprattutto, perché servono tanto, e quando ritorno porto persone al sicuro. Io e la mia compagna abbiamo organizzato, mentre correvamo per andare verso l'Ucraina, abbiamo cominciato a organizzare e a parlare con le nostre reti, perché noi ci occupiamo di sindacato, quindi abbiamo una rete vasta, immensa di gente. E lì abbiamo cominciato a dire quali erano i problemi e chi poteva darci una mano per risolvere. E mentre viaggiavamo cercavamo di comprendere che cosa fare e questo abbiamo fatto. Siamo arrivati lì, abbiamo preso delle informazioni, abbiamo parlato con le istituzioni, siamo entrati fino in Ucraina, abbiamo trovato la gente da portare giù, abbiamo cominciato a parlare con i profughi e li abbiamo indirizzati verso l'Italia perché siamo andati nel posto in cui non ci andava nessuno e da lì abbiamo creato una rete fatta di privati perché dove siamo andati noi ci sono solo ed esclusivamente privati, non ci sono le istituzioni e ogni giorno da lì passano oltre 2000 profughi. Io sono stato a Porobne. Sono stato a Cernusì, sono stato in Ucraina, sono stato anche abbastanza dentro in Ucraina, sfruttando il primo periodo quando ancora non erano proprio chiusi. Sono stato a Suciava, qui nella zona della Romania, sono stato esattamente nel posto in cui nessuno va e nessuno andava. C'ero già stato tanti anni fa e destino. Ho conosciuto una persona che proprio oggi si occupa dell'accoglienza, della prima accoglienza nel lodo più grosso in assoluto. Sarà un destino, sarà una circostanza, io non lo so. Sono stato in tutti questi posti, sono entrato in Ucraina quando pensavo che non mi avrebbero fatto entrare. E ho preso persone, ne ho portate tantissime. Devo essere sincero, non ho una calcolatrice per averli calcolati, ma vi dico soltanto che li conteggiavo a nuclei familiari. Guardate, sono partiti pullman da Genova, da Milano, da Roma, da Napoli, da Trieste. Sono andati lì e ho cominciato a far caricare persone per portarle qua. Io arrivo lì sul posto, prima di arrivare io ho un contatto con il centro di prima accoglienza, perché lì in Romania, per la fortuna di tutti, un rumeno che è proprietario di una catena di fast food e in più è proprietario di alberghi, ha messo a disposizione gratuitamente un albergo nella zona di Mandaci, un albergo per tutti questi profughi, dandogli da mangiare, dandogli vestiti e registrandoli. Io quando parto, in funzione di questa registrazione, ho gli elenchi delle persone. Quindi quando arrivo lì sul posto so esattamente le persone che devono entrare e devono essere portate giù in Italia o loro poi smistano anche in altri paesi. Perché la divisione è chi ha un parente o un amico in Italia, quindi un punto di riferimento verso l'Europa, oppure chi non ha nulla. Noi poi quando arriviamo lì carichiamo queste persone e scendiamo giù. Nel frattempo noi abbiamo il contatto di chi li può ospitare e li deve ospitare dentro la propria casa registrandosi. È tutto alla luce del sole registrato attraverso anche le ambascerie e tutto. Mi ha ricordato un tempo passato che pensavo non esistesse più.
Mi ha ricordato la Jugoslavia, questo mi ha ricordato. Speravo che non esistesse più una cosa del genere. Invece ci siamo caduti di nuovo per la millesima volta. Io ho un'esperienza diretta della Jugoslavia, della tragedia che c'è stata. E speravo che questa cosa non emergesse più. Io ho anche un'esperienza diretta di che cosa vuol dire essere orfani e di che cosa vuol dire scappare dalle bombe. Ma questo non mi ha fatto diventare migliore o peggiore degli altri, mi ha fatto soltanto comprendere quello che può succedere e il modo migliore per poterli aiutare.